Siamo qua con Egidia Beretta, la mamma di Vittorio Arrigoni, che oggi ha presentato il suo libro dal titolo Il viaggio di Vittorio, e volevamo chiederti perché è ancora importante oggi ricordare Vittorio e quello che lui ha costruito in Palestina, a Gaza soprattutto, e in che modo possiamo portare avanti la sua memoria appunto oggi. Guarda, perché sia importante ricordare Vittorio oggi, io non so spiegare esattamente, perché Vittorio viene ricordato anche indipendentemente da me, dai viaggi che faccio con lui e per lui. Però penso che se tutte queste persone, studenti e non solo, desiderano conoscere meglio Vittorio, perché quello che lui ha fatto, quello che lui ha scritto, siano molto significativi e molto importanti, soprattutto per i ragazzi, perché possono indicare loro qual è la strada migliore da seguire. Certo, se uno sente questo desiderio, questo impulso alla giustizia e alla pace. E la seconda domanda e appunto riguarda la frase con la quale lui concludeva i suoi pezzi, i suoi articoli, che era "Restiamo umani". Questa frase ha diciamo creato una sorta di collegamento tra la Palestina e l'Italia, quindi il popolo palestinese e chi in Italia si occupa e preoccupa della libertà di questo popolo, e creando un legame molto stretto che ha fatto nascere anche diverse organizzazioni e forme di solidarietà. Tu hai mai avuto modo di conoscere le persone con cui Vittorio ha collaborato e vissuto in Palestina, o ti piacerebbe un giorno conoscerle? Il Restiamo Umani di Vittorio è nato sì in Palestina, attraverso quello che lui ha vissuto, quello per cui ha sofferto e quello per cui ha combattuto. Però è un grido, un'invocazione che ha carattere universale. Infatti Vittorio lo dice molto bene, che noi, al di là delle latitudini e delle longitudini, apparteniamo tutti alla stessa famiglia, che è la famiglia umana. Anche se per lui la famiglia umana è la più bella, la più grande, era diventata la Palestina. Io non ho avuto occasione di conoscere se non poche persone che hanno lavorato a contatto con Vittorio. Mi piacerebbe sì conoscerle, però ho anche timore ad incontrarle in Palestina. Forse un po' meno nei territori occupati, ma certamente a Gaza non mi sento ancora pronta, e penso che non so se riuscirò mai ad esserlo, a camminare sul suolo che Vittorio ha calpestato, vedere il suo mare, quel mare che per lui non rappresentava una frontiera, ma rappresentava proprio il viaggio, il simbolo del viaggio. E può darsi che ci riesca prima di morire, spero.